Il Ministero dell'Ambiente ha dato il via libera all'ampliamento delle aree marine protette con la zona di Capo Milazzo. Tommaso Currò è stato uno dei promotori, politicamente parlando, di questo progetto. Come inizia questo percorso? Il percorso operativamente è iniziato con l'iniziativa assunta, adottata dai ragazzi del Movimento 5 Stelle milazzese, i quali, avendo così ascoltato tutte le istanze che provenivano da diverse associazioni del territorio, ha voluto impegnarsi per dare avvio appunto a questo progetto. Ovviamente questo progetto poi è arrivato alla mia attenzione, l'abbiamo elaborato assieme e quando poi a dicembre, durante l'esame dei lavori della legge di stabilità 2014, c'è stata l'opportunità di inserire questa norma, io insieme ad altri cofirmatari, tra cui anche Stefania Prestigiacomo, va detto che ha dato un grande supporto, un grande contributo, abbiamo finalmente non soltanto inserito Capo Milazzo tra le aree di reperimento del Ministero dell'Ambiente, ma abbiamo anche provveduto a predisporre quella che è la dotazione finanziaria necessaria per poter poi avviare l'effettiva attuazione di tutto il progetto. È proprio di questi giorni comunque la notizia che il Ministero dell'Ambiente quindi abbia approvato, ma diciamo un po' qual è l'importanza di un'area marina protetta sia dal punto di vista socio-economico ma anche dal punto di vista culturale. Assolutamente, direi anche paesaggistico e ambientale, perché dal punto di vista socio-culturale, socio-economico, a mio avviso Milazzo aveva bisogno di avere un segnale di attrazione forte, perché Milazzo, e i milazzesi questo lo sanno benissimo, da decenni richiede che questa città, che questo comprensorio adotti una strada, una via per lo sviluppo che sia una via sostenibile, e il turismo, la via turistica, secondo noi rappresenta un possibile sbocco effettivo. Sappiamo benissimo che Milazzo è cresciuta anche sulla scorta di quella che è la presenza di un impianto industriale molto pesante. Questo, a mio avviso, ha creato degli squilibri all'interno del territorio. Oggi c'è, grazie a questa possibilità, c'è l'opportunità appunto di riavere un ruolo centrale. Guardi, il milazzese sa benissimo che Milazzo è conosciuta anche in tutta Italia per il solo fatto di essere di passaggio per le Isole Eolie. Oggi noi possiamo dare, attraverso questo punto di attrazione, la possibilità perché Milazzo venga conosciuta anche per le sue bellezze. Guardatevi intorno, siamo in un luogo veramente fantastico, una baia davvero smeralda, e quindi l'istituzione dell'area marina può essere veramente un'opportunità di volano, di sviluppo per tutto il territorio. Il programma dell'area marina protetta Capo Milazzo non è entrato soltanto nel reperimento del territorio, ma anche nella parte che è quella del finanziamento. Esatto, questo è stato un altro punto qualificante della nostra azione in Parlamento, cioè non soltanto l'area di Capo Milazzo è stata inserita nel registro del Ministero dell'Ambiente, ma abbiamo anche predisposto la dotazione finanziaria necessaria per effettivamente attuare non soltanto adesso il lavoro di caratterizzazione che dovrà essere fatto, ma anche una dotazione finanziaria che serva poi per l'effettiva istituzione, quindi per ricercare anche quel soggetto che poi ovviamente gestirà l'area marina. Tengo a sottolineare anche che il nostro lavoro è stato un lavoro, diciamo così, da terminale, perché poi è importantissimo che questa operazione venga fatta con il consenso di tutto il territorio, e in questo caso le istanze che sono provenute dal Comitato Area Marina Protette noi non abbiamo fatto che ascoltarle sostanzialmente e dargliene seguito.